Eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova Zop Reaction. Doveva essere l'ultima perché domani devo togliermi il gesso, ma no, un'altra settimana di sofferenza. Ma non disperiamo, perché questa sera ci potremo godere in diretta le peripezie dell'esordio di Antonio Mirante con la maglia del Milan. Brava, ragione la Sara, è meglio Giroud. Vogliamo Giroud in porta, petizione. Oh, cazzo, cado. Vabbè, allora, il Mirante quando era giovane non era così male. Poi la vecchiaia colpisce tutti, anche il sottoscritto. Infatti, beh, questa si chiama vecchiaia, ossa fragili. È cominciata, dai ragazzi. Difendiamo sto primo posto dall'Inter. Comunque da zona di nuovo problemi audio, eh? È la telecronaca che va e viene. Non sono riusciti a sistemare questi due giorni. Cioè, c'è l'audio tipo vattato, lontano, stanno facendo la telecronaca da una caverna probabilmente. Ehi Google, imposta un timer di 20 minuti. Comunque uno paga, anche profumatamente, da zona. Lea fa, non ce la possono fare. Leao! Faccio io la telecronaca. Leao! Palla in calcio d'angolo. Dai Giroud di tacco, madonna! Cosa ha provato Giroud? Dai Reinders, provalo Reinders, provalo il tiro! Mannaggia, dai, va bene, ci ha provato. Giusto che ci provi anche Reinders. C'è una patata spiaggiata qua, Giava, saluta. Chi vince secondo te? Ah no, lei nel pronostico ha detto pareggio, ha detto. Vai Leao, come brucia gatti, vai Leao! Si è un po' allargato. Bella palla, Giroud, no! Che cazzo gli ha parato Szczesny, non ci credo. Non è possibile. Ma no, è pazzesco. C'era un gol fatto, Leao ha saltato due volte gatti, la seconda volta con un giochino di tacco incredibile, suole tacco. Giroud stoppa, tira nell'angolino Szczesny con la mano. Le devia proprio quel tanto che basta per fargli sfiorare il palo. Incredibile. Qua ragazzi, Giroud ha fatto tutto perfetto. Szczesny ha fatto un miracolo. Ci vuoi fare? Loro il portiere forte ce l'hanno. Noi, se gli fanno un tiro così a Mirante, ho dei seri dubbi che lo possa parare. No! Cosa è successo? No, punizione. No, punizione pericolosa per la Juve. Sembrava aperto, non era. Sono perso perché la Sara cercando di bloccare un cronometro ha chiuso da zone con Google, non si sa bene come ci è riuscito. A quanto pare, per un tocco di mano che tra l'altro vedeva dar bene, non mi sembrava, c'era punizione pericolosa per la Juve. E con Mirante in porta, scusate ma io tremo un po'. Meno male la barriera. Su questo tiro da fuori il coste ci ho visto Mirante in ritardo di un'ora, per fortuna che è uscito fuori. Oh, ma io mi sono accorto che non mi sono messo la maglia del Milan. Ma non va bene sta cosa, non possiamo vincere senza maglia del Milan, devo andare a mettermela, cazzo. Di non perderci niente. Eccola, con questa cambierà tutto. Avessi avuto sta maglietta 10 minuti fa, Szczesny non l'avrebbe mai parato col tiro di Giroud, mannaggia. Ma con questa cambierà tutto. Palla verticale ancora verso la Viola. Oh madonna. Dal nulla Rabiot tira da posizione defilata e non va molto lontano dalla porta. Ancora una volta Mirante mi sembrava si fosse tuffato un po' in ritardo. Vabbè, finché i tiri vanno fuori non c'è pericolo. Bisognerà vedere quando inizieranno ad arrivare nello specchio della porta. Speriamo non arrivino. Giava è stufa della partita. E quindi giustamente si diverte con lo suo. Vero Giava? Giava? Chi c'è Giava? Super prima qui intanto, messa su Ken, vediamo cosa decide il direttore di gara,
No, rosso no. No, rosso no, cazzo no, dai. Ma dai, no. Porco Giulia, ci siamo rovinati la partita. Purtroppo ciao, si è fatto saltare da Ken e poi l'ha steso. Anche vedendo il replay erano troppo lontani gli altri. Questo è un problema molto grosso. Tra l'altro già siamo in emergenza infortuni. Ci mancano solo altri squalificati. Già avevamo Teo e Mignan squalificati. Cioè abbiamo la difesa decimata praticamente. E ciao, mancherà contro il Napoli tra l'altro. Dai, non dico che dovevi farlo andare in porta a quel punto, però non lo so, francamente, al 40esimo farti espellere rischia quasi di essere peggio che far andare Ken tu per tu con Mirante. Magari avrebbe fatto gol, però. Tra l'altro, purtroppo, il Milan in 10, ogni volta che l'ho visto giocare in 10 ho sempre fatto una gran fatica. Ricordo il finale contro la Roma in 10, l'ultima mezz'ora che abbiamo sofferto tanto. Quindi tutta la partita, cioè tutto il secondo tempo in 10 contro la Juve. Se stava 1-0 per noi magari potevamo provare a chiuderci, ma adesso così è dura. Mamma mia. L'avevo vista dentro. Era la combo fatale, dopo il rosso andare all'intervallo anche con la Juve 1-0 proprio. Qui che se l'è magnato. Mamma mia, se l'è magnato. La vedo molto dura questa partita adesso. Finito il primo tempo. Purtroppo, questo rosso ci condiziona la partita. Io non lo so, magari sbaglio io, ma quasi preferivo lasciare andare Ken e magari fargli fare gol piuttosto che dover giocare tutta la partita in 10. Perché se adesso ti segnano, voglio vedere. Vedremo il secondo tempo. Inizia adesso il secondo tempo, sediamoci sul divano, mettiamoci del metto e soffriamo per 45 minuti più recupero. Peccato che noi non sappiamo giocare in 10. Anche il Milan quando gioca in 10 non è mai capace, cioè vedo altre squadre che in 10 ce la cavano, noi arranchiamo in 10 con qualunque squadra. Bella azione di Leao, angolo, dai stiamo riuscendo comunque a creare qualcosa nonostante tutto. Fallo! Questo è giallo però, Sì. Bravo Adli, bella giocata di gambe, si è fatto far fallo, ha fatto anche ammonire Weah, mi sembra fosse. Bravo Tomori, chiudile tutte le iniziative, abbiamo bisogno di te. Entra Vlahovic, bella bega, sarebbe stata una bega già in 11 contro 11. No, era in panca. Ciao Topina, il pareggio che avevi pronosticato sta prendendo forma, Topina. Chi ama il calcio deve pressione, dare il suo contributo, ma a lei mette il campo delle gambe. Prova a salire a tre. Sì, bravo. Allora sarà come porta sfiga, guarda che appena arriva seduta prende angolo, guarda. Io l'ho detto che è impossibile che il Milan. Attenzione, l'ha detto, è impossibile che il Milan. Sappiate che se per caso vinciamo, questo pezzo andrà in slow motion con zoom se lo so fare. È impossibile che il Milan. Poi? Disperata ricerca di attenzione di Giove. È grossa, non ci sta più sul divano. Taglio da parte di Vlahovic, difende bene, fa una porta, poi però lo tocca male verso Cambiaso. Niente, ci può stare neanche un secondo. Già, le tue zampe sono pericolosamente vicine. No, perché ci stava guardando attraverso la coperta. Ecco, bravo. Brava già. Coperti bene che freddo. Sì, si mette la copertina addosso.
Occhio Mirante! Madonna! Mirante col dribbling su Vlahovic! Perché queste licenze? Perché? Mi ricorda tanto un altro portiere. Chi? Ma che sfiga di merda! Ma che sfiga, perché l'ha deviato, non avrebbe mai fatto gol. È quella la sfiga, cazzo. Non possiamo neanche dare la colpa a Mirante, è stato sfigatissimo. Però sta partita, ragazzi, che iella. È Szczęsny che fa il miracolo prima, e Ciao che si fa espellere, adesso pure il gol su deviazione. No, ne sta girando una dritta questa partita, purtroppo. Dai, oh! Krunic. Krunic, cazzo, sei entrato per che cosa? Mirante si stava lanciando. Oh, poi magari il tiro di Locatelli era perfetto all'angolino e non lo prendeva, non lo possiamo sapere, però. Ora siamo cotti in porchetta. Stavamo anche tenendo bene, mi scoccio perché finora, 65esimo, questi 20 minuti non avevamo dato niente, nessuna occasione alla Juve, quindi stavamo tenendo bene. Questo tira da 30 metri, deviazione, donna. Ragazzi, troppo sta partita, sta andando così. Adesso ci scopriamo, adesso ci sono i buchi. Ma meno male che McKennie c'è i piedi quadrati, l'ha sparato in orbita. Però adesso, mentre prima almeno ci chiedevamo bene, giustamente, adesso lasceremo anche spazio dietro. Dalla Leao, dai la lunga, dai la lunga! Dai che ci arriva! No, sarebbe tentata. Poi tra l'altro la Juve è molto brava a chiudersi dietro, figurarsi adesso che vince ed è un uomo in più. Adesso la Juve sicuramente aspetta, appena perdiamo una palla o sbagliamo qualcosa riparte in contropiede. Se sbagliamo qualcosa ci arriva anche il secondo sul gruppo. Oh, giallo, rosso, ed è quello che sottolineavamo poco fa. E mannaggia a me, sono al fantacalcio. Il potenziale di parte con calma. Abbiamo poco. Che devi fare? Invertire la posizione. Dubito che abbia qualche effetto. Non siamo mai stati. Mai fare giù a zero, dici. Siamo sempre stati in posizione inversa. Questa è una novità assoluta. Niente, mi sa che fanno il 2-0 cambiando posizione. Ma cosa fa? Come? È buono! Oh! Mirante! Che parata! Bravo Mirante, finalmente ha avuto l'occasione di fare una parata. Vabbè, che finora ridendo e scherzando, l'unico tiro in porta della Juve era il gol, che era un tiro deviato, quindi povero Mirante. Almeno qua. Guardalo, guardalo che bravo Mirante, dall'alto dei suoi 40 anni. 40 anni e non sentirlo. No, che no, cazzo fai però, dai, su, Florenzi, dai, da te non mi aspetto una cagata simile. Dai Leo, è il tuo momento, è il tuo momento Leo, fammi vincere il Pontecalcio, non così però. Perché si arrabbia Allegri che si è tolto la maglia? Perché fa gli diritti. No. Allora perché si è arrabbiato Allegri? No, lui nei minuti finali Allegri si incazza sempre, toglie la cravatta, toglie la giacca, è un attore. Tra un po' lo troviamo nudo a bordo campo. Allegri si incazza sempre nei finali. Alla fine scoccia perché la vai a perdere, non sai, tutto per un tiro deviato. Cioè, è incredibile. Mirante! Oh, Mirante! Madonna, Mirante! Mamma mia, Mirante! Che cazzo ha fatto Mirante? Vecchio cuore rosso-blu. La Juve che giocava in 9 contro 11 perché Musa era morto al limite dell'area. Mamma mia, che doppia parata. Mirante 2 volte. No, cioè, Mirante ha fatto una doppia parata straordinaria qua. Io Allegri non lo capisco, cioè lui nei finali di partita impazzisce sempre. Cioè impazzisce sempre senza motivo. Se stesse perdendo. La Juve sta tenendo palla da 5 minuti senza rischiare niente. Non c'è stato il minimo attacco da parte del Milan. Non so di cosa sia incazzato. Non so perché sia così arrabbiato. Sta perdendo le rotelle, non ci batte più bene. Partita brutta, partita noiosa, purtroppo
La perdiamo per un tiro deviato. Quel rosso ha cambiato tutto.